Ciao amici dell'irrigazione, vi è mai capitato di dover cambiare il manutentore del verde o dell'irrigazione e sentirsi subito dire quegli irrigatori non vanno bene, bisogna cambiarli? Sono Federico di tuttoirrigazione.it e oggi voglio aiutarvi a capire perché è importante diffidare di queste affermazioni se non sono supportate da una buona spiegazione. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per aiutarci a raggiungere il traguardo dei nostri fatidici iscritti. Con un bel mi piace ci vi aiuterete a sostenere questo progetto e a condividere altri contenuti utili. Capita a tutti di dover cambiare il manutentore del proprio giardino per vari motivi, ma diffidate di coloro che senza fornire nessuna spiegazione dicono subito gli irrigatori non vanno bene. E poi vi presentano il conto. Il vostro impianto è basato su un progetto studiato e calcolato. Prima di sostituire o aggiungere un irrigatore sarebbe opportuno esaminarlo. Di solito nei progetti sono indicati gli irrigatori, il consumo di ogni zona. È da qui che poi possiamo capire se tutto corrisponde alla realtà o se sono state fatte delle modifiche. La scelta degli irrigatori non è casuale, soprattutto se fatta da un buon progettista. Mi è capitato recentemente un caso simile. Un cliente si è affidato a un manutentore che ha sostituito gli ugelli degli irrigatori statici, quelli che fanno la nuvoletta per intenderci, con degli irrigatori rotanti MP Rotator, senza valutare adeguatamente la situazione, come la presenza di una pompa o se la presenza di un adeguato filtro. Perché questo tipo di ugello richiede acqua pulita per evitare intasamenti, dato che consuma molto molto poco. Inoltre non ha neanche considerato che se una zona è stata dimensionata per un certo consumo, quindi 40 litri al minuto, e se si sostituiscono gli ugelli, cambia la precipitazione e il consumo si abbassa. Questo potrebbe causare un funzionamento intermittente della pompa, danneggiando sia la pompa stessa che le componenti dell'impianto. Questi sono alcuni esempi di ciò che può succedere quando si interviene su un impianto senza una piena consapevolezza delle conseguenze. Diffidate di chi non fornisce spiegazioni adeguate o sembra avere pregiudizi verso certe marche. Spero che questi consigli vi siano stati utili. Ciao, a presto.